Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, sono Andrelink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Platinum Extreme. Dobbiamo arrivare al Monte Corona per vedere qual è il nuovo mondo che Cyrus ha in mente di creare. Ha detto che si sarebbe diretto lì e quindi noi non possiamo far altro che seguirlo per sventare i suoi piani. O perlomeno, insomma, ammirare. Perché sventare è una parola grossa. Però, oh, non si sa mai che ci riusciamo. Ma noi siamo solo dei bambini di 10 anni, non possiamo fare molto. Sarei dovuto partire da Mineropoli. Ah. Ok, grazie per l'informazione. Quindi non si va da qui. Chissà perché, ci stavo proprio pensando che questa era la strada sbagliata. Vedi? In effetti ce l'hanno messa, però non ho nessuno con volo, quindi devo tornare a Evopoli, da dove sono partito, e prendere Starevia e andare a Mineropoli. Ovviamente in squadra metto Pokémon che hanno MN, come ad esempio Bibarel che ha Surf, Spaccaroccia, Taglio e un'altra che è sempre un MN, comunque sia, Forza. Quindi, insomma, capite che mi servono Pokémon che hanno MN. Non posso mettere purtroppo Dusclops ancora il mio Seidogna, però comunque sia, anche lui avrà modo di brillare prima o poi, anche perché è al 61, l'ho allenato proprio più degli altri, proprio per sopperire, insomma, la mancanza dei livelli che avevano gli altri e non averlo in squadra per forza, in modo da avere appunto chi ha le MN e avere squadra comunque sia Pokémon tosti da allenare, da far arrivare a 60 in vista di quando non mi serviranno più gli HM Slave. Attiviamo ovviamente il repellente, non ho solo repellente normale, ho anche maxi e il repellente super repellente, quindi insomma ne ho una buona scorta. Chissà che io grazie alla lockdown non trovi terror panno. Ah, ecco, vedi, c'è scalaroccia. Ok, let's go. Qui non c'è nulla, strano. Che freak che non mette oggetti in quelle rocce da sole, isolate da tutte. Sospette, non lo fa, strano. Spettro Targa, perché non si evolve con Spettro Targa, quel dannatissimo Dusclops e Baccababiri. Comunque sia, la strada è giusta perché... Ehi, hey, guarda un po'. C'è qualcosa che non va qui. Cos'è successo? Ehi, hey, bell'occhio, ma che ci fai qui? Dai un'occhiata a quel buco. Sì, ciao, eh. Una volta c'era un dipinto che bloccava l'accesso alla vetta. Ma la parete non esiste più. È in pezzi, vedi? Da quando sono stati catturati 3 Pokémon dei laghi. Sta accadendo qualcosa di terribile, anche se non so esattamente cosa. Ma il responsabile è solo uno. Cyrus del Team Galassia. E ora siamo tutti coinvolti. Ma passiamo oltre. Sei un allenatore abbastanza forte da affrontare tutto questo? Dimostramelo! Ora puoi rilassarti. Tanto lo so, sei molto più forte di me. Così come i comandanti. E naturalmente Cyrus. Il Team Galassia è fuori dalla mia portata. Per favore devi fermarli. Solo tu ne sei in grado. Tutto quello che io posso fare è darti questo. È qualcosa che ho rinvenuto durante un'indagine tanto tempo fa. Ok... Flauto nero? Rende meno probabili gli incontri con i Pokémon selvatici. Appena mi finisce il repellente lo uso. We'll be right back.
ci siamo allora. Ero sceso qui sotto giusto per fare un po' di controlli, ho visto che la strada si ricollega, quindi ci siamo. Ho messo anche in ricerca strumenti in modo da trovare gli strumenti. Però solo bacche. Come ho detto, è lockdown, quindi. Bon. Sì, è vero. Hai ragione al 100%, ho smarrito la strada. Ti prego, non fare caso a una mistera recluta come me. Ma cosa? Non è vero. Beh, se non si può andare giù, si può solo andare su. Giusto? Ecco qua. Sì. Siamo sempre più vicini, ragazzi. Ci siamo quasi oramai. Pronti. Manca davvero poco. Ci stiamo avvicinando. Un'altra rampa di scale. Ed eccoci. Ah. Oh. Gli ultimi passi. E ci siamo. Forse. Non provare a mischiarti. Perché ancora? Se sono arrivato fin qui, forse vuol dire che non serve a nulla che provate a fermarmi, no? Dai, un po' di logica, per favore. Bene, andiamo. Oh oh. Dove credi di andare? Non ti permetterò di disturbare il nostro capo. Ma se non vuoi darmi ascolto, allora prima devi vedertela con me. Del resto, mi hai già fatto fare diverse figuracce in passato. E ora tocca a me. Sarei anche forte, ma questa volta regoleremo i conti. Non ci sperare, biatch! Aspetta un secondo! Non vorrei mica iniziare la festa senza di me? Eh? Ti ricordi di me? Sono qui per regolare i conti con te. Ah, ma tu sei il ragazzino che è scappato piangendo dal lago Arguzia! Veramente tu sei andata via prima, tu, quindi come l'hai visto? Ti senti pronto questa volta? Ti batteremo in un baleno! Forza allora, su! Joy comandante e Anne comandante. Complimenti, Johnny! Complimenti! Ehi, forti miei Pokémon, eh? Io posso essere anche più forte. Ma sai, a noi basta così. Ormai manca poco. Link, ti darò una mano. Yes, thank you. Ehi, Link, è fatta. Ora tocca a te. Tutto è pronto per la nascita di un nuovo mondo. Ora tutto si concluderà e tutto inizierà. Con questa, la rossa catena ricavata dai cristalli dei tre Pokémon dei laghi.
e la rossa catena da me creata grazie ai ritrovati della scienza. Con queste rosso catene aprirò il portale che conduce in un'altra dimensione. Ti ordino di scatenare la tua forza per me. Dialga, Pokémon leggendario, signore del tempo! E tu, Palkia, Pokémon leggendario, signore dello spazio e delle dimensioni! Atteso a lungo questo momento, Dialga e Palkia. Il legame indissolubile tra tempo e spazio è l'origine del nostro mondo. Sì, esattamente ciò che voi avete il potere di controllare. Vi piegherete al mio volere, le vostre abilità saranno mie. Con questo potere nelle mie mani, creerò un mondo completamente nuovo. Questo mondo orrendo e incompleto può ora sparire. Azzererò tutto. Non ne resterà niente. Così darà origine al mondo supremo, un mondo di assoluta perfezione. Niente di così vago e imperfetto come lo spirito potrà sopravvivere. Me lo sarei dovuto aspettare. Uxie, essere della conoscenza. Azelf, essere della volontà. Mesprit, essere delle emozioni. I Pokémon sono venuti a proteggere la regione di Sinnoh? Patetico e inutile. I tre Pokémon dei laghi che simboleggiano lo spirito insieme hanno il potere di contrastare il Pokémon del tempo o quello dello spazio, ma non possono nulla contro entrambi. Non quando sia Dialga che Palkia sono qui. La loro presenza è inutile. Un tentativo disperato e privo di senso. Veniamo a noi, Link. Non hai fatto che interferire con i miei piani, ma ti perdonerò. Dopotutto, quando avrò finito, lo spirito sparirà per sempre. E non tornerà mai più. Verrà strappato. Da te! Dai tuoi Pokémon! Dai tuoi cari! Il momento è giunto. Il mio sogno sta per realizzarsi. Cos'è questa pressione che avverto? Nell'aria si sente una certa furia. Interessante. Quindi c'è un Pokémon che può comparire solo come ombra. Ciò non di meno, ogni tentativo è destinato a fallire. I poteri di Dialga e Palkia sono ora nelle mie mani. Io, Cyrus, sono assolutamente... Ragazzi! Siamo arrivati ad un punto interessantissimo della storia, il climax di questa storia. A quanto pare Cyrus ha fallito nel tentativo di imprigionare Dialga e Palkia e i loro poteri ed è stato preso da una creatura misteriosa che l'ha portato in un mondo parallelo, in un mondo alternativo. Sicuramente toccherà a noi andare a salvarlo, ma non in questo episodio. Quindi Cuggio, per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Nel prossimo andremo anche noi in quella sorta di buco nero e
proveremo a salvare Cyrus. Allora, io vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, dove verranno pubblicati tutti quanti gli aggiornamenti, che verranno poi pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!